No, non ti vedevo. Allora, siccome non mi presentano mai, questa volta mi voglio presentare da solo. Io sono Ravera Bruno, l'inventore della Lega Nord, che è nata in Liguria nell'89, solo insistendo tanto sono riuscito. Siete tutti i miei figli, perché vorrei un applauso, uno che ha deciso di fare la Lega Nord, che è ancora qui. Comunque, noi, per amor di Dio, Salvini non ci può mettere una parola, è veramente stato eccezionale. Però voglio sprecare una parola che i segretari nazionali e i militanti, che hanno lavorato veramente tanto, mi sono andato a vedere tutti i banchetti e tutti. Un grosso applauso alla mia segretaria Sonia Viale, che è quasi svenuta per dare conto. E la Liguria è veramente eccezionale, che avendo nessun deputato e senatore è riuscita con pochi mezzi a essere quasi la prima nel raccoglimento delle firme. Lo dobbiamo ai segretari provinciali, ai militanti liguri e a Sonia Viale. Comunque, direi a Salvini solo una cosa. Caro Salvini, sei stato grande, Ravera ha la logica del capo, tu sei il mio segretario federale, però valorizza un po' più i segretari nazionali, che sono gli avamposti dell'autonomia e del federalismo. Questo credo che Salvini lo farà e sarei molto contento. Un'altra cosa importante. Mi dispiace, i deputati e i senatori eurodeputati. Se io, Castelli, non mi avesse fregato il senatore, io avrei dato il 60%. Io credo che i deputati e i senatori, visto che questi magnifici militanti che dovrebbero dare il 60% in un momento di crisi, valorizzerebbero, diventerebbero veramente eccezionali. Io cosa volete che dica? Ho 85 anni, un mese e 3 giorni. Però sono nei banchetti, sono ancora a lavorare per sperare. Per sperare che la Lega prenda le percentuali e sono sicuro che in Liguria raddoppierà i voti alle regionali, perché l'idea di tutti noi, che abbiamo parlato molto, la Sonia Viale ha deciso di fare un modo che a un certo punto tutti saranno protagonisti. Questa è la grande via. Voi sapete perché sono felice, perché io finirò con le pezze nel sedere, perché la Lega mi è costata poco. Però sapete cos'è? Sono felice perché è quello che ho donato. Un applauso a tutti voi e vi ringrazio di avermi ascoltato.